su Instagram ci siamo. Eccoli. Ci siamo di qui, ci siamo di là. Forse, non lo so. Scusate, abbiamo un po' di problemi di connessione, però sembrerebbe che vada tutto bene. Non è vero, Marina, che è pigra. Allora, dai, cominciamo con le solite presentazioni. Dillo tu stavolta, se non faccio sempre io, se no sembra... Per chi non ci conosce, siamo Marina e Fabio, giù di sotto ci sono le due bestie, Valerio Leilani più i due gatti, le due bestie di loro. Viviamo... Che lo spirito velista stanno giocando col tablet. Beh dai, oggi è stata una giornata grigia, buia. Tempestosa. Snoopy. E viviamo in barca da 3 anni, per chi non ci conosce, e oggi parliamo di comportamenti ecologici. Coppalle! Spicci in barca. Non facciamo il pizzone dell'ecologia, vabbè, facciamo una piccola premessa e poi raccontiamo insomma cosa facciamo. No, prima sempre c'è scritto una piccola premessa. Ciao Pietro, iscrizioni canale, ok, per cui YouTube, Facebook, Instagram, siamo dappertutto, iscrivetevi, mettete la campanella, tutte quelle robe lì e bla bla bla, come sempre. Tutto. Allora, premessa, ok. Allora, piccola premessa, non vogliamo fare estremismo ecologico e grandi premesse, però insomma sappiamo tutti che... È un discorso delicato. È un discorso abbastanza delicato. Non vogliamo fare la predica a nessuno, quindi noi vorremmo fare in modo che voi capiste com'è realmente vivere sulla barca a vele, quali sono i comportamenti che devi mantenere. Sì. E insomma, cosa possiamo dire? C'è sempre quell'avatar lì che non capisco come lo fa, ci riuscirò anch'io un giorno. Comunque, insomma, il nostro pensiero è sicuramente anche noi non siamo perfetti, nel senso, in un mondo ideale non esisterebbe la plastica, verrebbe usata solo per le cose di estrema necessità, però insomma anche noi non riusciamo ad essere proprio nella perfezione, ma ci stiamo provando in ogni modo. E insomma, per quest'estate, soprattutto in navigazione, ho delle idee che farò anche con i bambini che vi dirò. Allora dai, poi la promessa la fai tu, insomma, che l'hai inventata tu questa. L'ho inventata io, non è che l'ho inventata io, nel senso, sono dati. E partiamo dal dire che il nostro sistema economico è basato su un modello degli anni 60, quando c'è stato il boom economico e tutti uscivano da quella che era la guerra e tutti compravano compulsivamente tutto quello che si poteva, lavatrici, tutto quello che si riusciva a comprare si comprava. Il fatto è che eravamo già tanti negli anni 50, negli anni 60, eravamo già 2 miliardi e mezzo. Adesso, nel 2012, gli ultimi dati parlano di 7 miliardi di persone, quindi siamo esplosi e tutti vogliamo tutto. E... Giustamente, insomma. Giustamente, certo. Però è proprio per questo che se tutti vogliamo tutto, dobbiamo ridurre i nostri consumi, per riuscire ad arrivare ad avere tutti tutto e qualcosa. Però cosa abbiamo fatto noi su Gentilina? No, nel senso che a nostro parere, cioè, nel senso, è vero che bisognerebbe cambiare tutto il sistema economico, tutte queste cose qua, ma è responsabilità di ognuno di noi e il cambiamento può partire dalle piccole cose. Certo. Nel senso, ripeto, anche noi non siamo perfetti, ma cerchiamo di avere delle abitudini che siano il più ecologiche possibile. Dunque, insomma, dai, andiamo al succo. Aspetta, perché c'è un film che io consiglio, se volete vedere anche con i vostri bimbi, che è un film della Disney, tra l'altro, con George Clooney, ed è Tomorrowland. Tomorrowland è un film bellissimo e l'incipit di questo film è La Terra del Domani. Un bambino inventore che incontra un inventore. Adesso non posso svelarvi tutta la trama perché è un bel film, quindi andate a vederlo. Un film o un cartone animato? Un film. Sì. E dove c'è il, diciamo, quello che si impegna a portare avanti la distruzione del mondo, o comunque cercare di farla digerire a tutti quanti per quello che è, che dice una cosa.
Ma noi vi abbiamo presentato, tutti ormai sanno che il mondo ha dei problemi per la plastica, per l'inquinamento, per il surriscaldamento, chi più ne ha più ne metta, perché tanto ci sono tutte più o meno. E anzi, cioè, soprattutto adesso che la Terra, tra virgolette, si è un po' fermata per questa storia Ci ha del... detto subito, hai visto che riesco a No, è guarire da vero, sola, ma bisogna si è aiutarmi. rigenerata, Sì. insomma ci sono dei piccoli segnali, noi li vediamo comunque che dicono, comunque se ci fermiamo un attimino È riusciamo, vero. riesce. Avevano detto che non facevamo il pizzone E beh, ecologico, difatti, fammi finire che comunque. voglio finire la storia del film, che è molto carina. E questa persona all'interno del film dice: vi abbiamo fatto vedere com'era il mondo. Nessuno si è spaventato, invece ci avete fatto dei videogiochi, ci avete fatto dei film, ci avete fatto di tutto, l'avete trangugiata, digerita e tanto va bene così. Per un semplice motivo, perché la fine del mondo non richiede uno sforzo oggi. Invece, un pelino bisogna sforzarci tutti insieme per far qualcosa per non arrivare alla distruzione del mondo. Cioè, io personalmente gradirei che Valerio e Leilani vivano in un mondo migliore di quello in cui stiamo vivendo noi. Anche se per noi il mondo è bello, perché è bellissimo il mondo. Ma bisogna impegnarsi per cercare di portarlo avanti e di preservarlo. Vabbè, Ecco, concludo il mio pizzone e dai, adesso. andiamo al succo del discorso, che sennò ci annoiamo, che sono cose che sanno tutti. Allora, che cosa facciamo? Che provvedimenti prendiamo noi? Allora, diremo quelli che prendiamo noi, che sono cosine, alcune che comunque si possono adattare anche a casa. Perché Esatto. chiaramente vivere in barca a vela lo vedi subito, cioè l'inquinamento, anche i rifiuti che Anche solo quando produci, lavi i eccetera, piatti, vedi eccetera. la schiuma che arriva Per cui sei molto più cosciente di quello che puoi fare. Per È vero. cui, insomma, prima di tutto abbiamo deciso di non far più figli. Giusto? Sì. Nel Non ero molto contento di questa cosa, però va bene. senso che puzzano e consumano, non c'è È vero, è vero, è vero. Puzzano, consumano scritto. tanto, soprattutto gli adolescenti, e Dai, poverini che ti ci chiedono i sta soldi. sentendo, non è vero. Dai, Questa l'ho rubata a mia mamma. a parte questo, insomma, partiamo dall'acqua. Tutti sappiamo che chiaramente l'acqua Noi siamo fatti di acqua, il è un 75% bene, del non nostro è corpo è vero. fatto di acqua. L'acqua è un bene prezioso e in barca chiaramente lo è ancora di più. Per cui in barca noi prendiamo degli accorgimenti che inconsciamente sono ecologici, ma che in realtà ci salvano le chiappe perché così non dobbiamo essere attraccati ogni volta al marine, eccetera, eccetera. Come Per cui. dice Zoolander, l'acqua è la fonte della bellezza. Sì, Allora, noi su bella. Gentilina abbiamo 600 litri d'acqua, che comunque è una scorta bella generosa. Si precisa, 670. 6,70, ah Sì. vabbè, ma con le taniche, No, col vabbè, sì, è boiler. vero, anche col boiler. Comunque, insomma, 670 litri d'acqua noi in quattro con due gatti riescono a durarci più di un mese. E qual In era? Sì, rada, quando sì. siamo in rada, chiaramente, cioè, la centelliniamo. Diciamo che il consumo pro capite a Milano di acqua è 231 litri al giorno. Per cui Noi si ne farebbe consumiamo fuori, no, circa 2, 4, 5-6. 6, oh, non ci basterebbe neanche per un giorno, pensa te. No, considerando lavatrici, considerando docce, Tutto, tutto, tutto. tutto, 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 tutto. Allora, cosa facciamo? Però era carino quello che dicevano i ragazzi, vabbè, non I hanno ragazzi hanno voglia. deciso che non c'hanno voglia Non di avevamo voglia presenziare di questa diretta, presenziare la quindi nostra va bene. diretta. Allora, cosa facciamo? Innanzitutto, partendo dalla doccia, in barca ci si fa la doccia del marinaio, che in cosa consiste? Praticamente ti butti in acqua di mare, esci, ti insaponi col sapone ecologico, chiaramente poi ne Certo, parleremo. sapone Marsiglia, anche insomma, quel Poi ne sapone. parleremo. Ti ributti in acqua. Cosa fai? Eh sì, c'è la saponetta quella. Poi dai, poi lo spieghiamo. Ti Mazza. ributti in acqua e quando esci ti dai solo una sciacquatina così con l'acqua dolce, È perché vero. chiaramente sennò ti rimane addosso l'acqua di mare. Allora, questo è quello che facciamo in barca noi, ma anche a casa, insomma, si può cercare, insomma, di stare un po' attenti Sì, a sì, sì, quanta sì, sì. E acqua si usa. Poi, vedi, denti, questa la doveva dire anche Leilani. divertente fare la doccia del È marinaio bello, perché è una sì. sfida. Quando più tardi la fai la doccia del marinaio, più l'acqua è scura e quindi più paura c'è nel gettarsi in acqua. E È quindi è una vero, sfida di è un coraggio. gioco.
Poi per i denti, questa insomma i denti niente, non li laviamo, ce li facciamo cadere tutti, non ce ne frega è una niente. cosa se della avevi visto quale un marinaio con tutti i denti, no. Leilani è molto orgogliosa perché l'ha letto anche su uno dei suoi libri di Geronimo Stilton, usare pochissima acqua per i denti, e chiaramente quando si fa il risciacquo usiamo il classico bicchiere per il risciacquo e si usa la metà dell'acqua. Poi piatti, l'abbiamo già detto, i piatti quando è possibile chiaramente, cioè quando c'è l'acqua pulita, chiaramente se siamo in una baia dove ci sono 50 barche anche no, i piatti li laviamo con l'acqua di mare, dopodiché li sciacquiamo solamente con un po' di acqua dolce. Con l'acqua dolce per togliere il sale, anche il lavandino deve essere lavato con l'acqua dolce perché sennò rimane tutto il sale attorno. Quindi sì, una sciacquata. Sì. E contrario a quello che si crede, la barca non piace il sale, soprattutto dentro. No, perché rimane umido. E quando facciamo la pasta, il riso, queste cose che hanno l'amido, scoliamo la pasta dentro il lavandino chiuso, perché usi l'acqua calda quando c'è l'amido caldo, è sgrassante e si può usare per, sì, lavare i piatti. Senti delle belle mani morbide quando... Benissimo, benissimo, benissimo. Poi anche i vestiti li laviamo sempre con acqua di mare e poi li risciacquiamo quando è possibile. È vero. Io non li cambio mai, tengo sempre gli stessi, anche le mutande, non mi piace sentire quel... E a casa, fragranti. A casa cosa si può fare? Non fate, io cercavo quando eravamo a casa di non fare la lavatrice se c'erano due cose dentro. Ma quella era una questione di voglia, Anche. Vabbè, però dai, facciamo finta che era ecologico. Poi, cos'altro? Il serbatoio, lo devi dire tu. No, aspetta, quando piove... Ah sì? Quando piove mettiamo fuori il... Era dopo. Ah sì? Vabbè, abbiamo due scalette differenti perché funzioniamo in maniera differente. Vabbè, quando piove abbiamo due bei secchioni che mettiamo fuori di maniera che poi li possiamo usare per sciacquare i vestiti e per bagnare le piante anche. Quindi questa è una grande cosa. Per bagnare le piante, l'ho scoperto ultimamente, è ottima... Non tenetevi l'acqua nei secchi perché arrivano tutte le zanzare, sì, del mondo. Sì, bisogna usarla. È ottima, ottima, ottima l'acqua di cottura delle verdure, chiaramente senza sale. Per cui adesso ho imparato che anche quando cuocio le verdure tengo anche quell'acqua lì e ci bagno le nostre piante. Insomma. Adesso voglio fare un bel albero di limoni come in India, la sfida della motocicletta. Per farci la pipì sopra. Come l'hai chiamata oggi, la barca crocchio. La barca crocchio. Sì, perché ormai abbiamo roba dappertutto, cioè reti con la frutta che cade. La barca crocchio. L'altro giorno abbiamo dovuto far piantare un cavolo a Valerio perché ormai aveva fatto la pianta, sembrava di stare in cimitero. Aveva fatto il fiore, era bellissimo. Il fiore viola. Poi, cos'altro? Vabbè, l'acqua da bere. Allora... A dir la verità, come dicevo, non siamo perfetti, ma ci arriveremo ad essere più ecologici ancora. Bel gol! Teniamo comunque una scorta di bottiglie d'acqua e necessariamente sono di plastica. Quello che cerchiamo di fare è tenere le bottiglie quanto più grandi possibili. Ma comunque adesso vi rimando a un video di Ian Nelson, com'è che si chiamava? Pulire i serbatoi dell'acqua. Ok, pulire i serbatoi dell'acqua per chi vive in barca. Descrivi filtri, tutto, vero? Sì. Si parla di come pulire i serbatoi dell'acqua e sanificarli soprattutto, di maniera che l'acqua del serbatoio poi puoi berla. Ovviamente bisogna avere dei filtri a bordo e adesso delle nostre amiche ci hanno regalato la caraffa autofiltrante, microfiltrante. Che è buona per chi sta a casa. Per sta a casa sì. È perfetta perché basta, puoi bere anche l'acqua del rubinetto con la caraffa. Noi personalmente a Novara abbiamo sempre solo bevuto l'acqua del rubinetto. Sì, è vero, non abbiamo mai bevuto l'acqua delle bottiglie raramente. Mai comprato le Ma anche perché, guarda, devo dire la verità, a Novara era molto buona l'acqua, quindi ci sta. Però insomma, se si vuole essere ancora più sicuri per chi è a casa... insomma basta prendere, spera che si è bloccato qui, vai tu parla, okay. Parla perché
Basta comunque, se non si è proprio sicuri, basta prendere queste brocche filtranti, ma anche qua ci sono problemi di connessione. No, perfetto, perfetto. Ci sta, a posto, ci sta. Ragazzi, diteci se ci sentite, perché oggi è un disastro. La connessione veramente, no, aveva ragione. Abbiamo oggi, fatto fatica, oggi veramente. È veramente disastrosa la connessione. Per cui, insomma, cerchiamo di bere, abbiamo trovato il modo di utilizzare l'acqua delle, insomma, dei gavoni, come che si chiamano, che non mi ricordo, i serbatoi dell'acqua. E come avete capito, Marina non è molto ferrata sui termini della barra. No, io bisogna sempre la terminologia marinaresca, sempre di un traduttore, ma anche quando parlo di roba normale, per cui insomma. E niente, la brocca, poi pulizia personale. Wow. Digli un po' come ci laviamo. Vabbè, abbiamo già raccontato della doccia del marinaio, però chiaramente. Cosa succede? Ti butti direttamente in mare, no? Allora devi comunque necessariamente utilizzare un sapone ecologico. Allora, per chi va in barca e per chi non vive in barca, chiaramente è molto più comodo comprare, ci sono comunque delle confezioni di sapone ecologico biodegradabile. Ragazzi, 2 settimane in barca, comprate il sapone, quello ecologico sì. E va bene così. Semplice, funziona come il sapone normale, ma ti puoi lavare direttamente in acqua. Ma, allora, cerchiamo di usare le saponette noi. C'è un bellissimo posto qua a Kerkira, in San Rocco Square. È una saponeria antichissima, tra le altre cose funziona anche un po' come museo, gratuitamente tu puoi entrare e ti fanno vedere che cosa utilizzano per fare il sapone, usano solo olio di oliva, tutte Chiaro. Queste cose qua. È vero. E andiamo a prendere lì tutte le nostre saponette, perché sono tutte naturalissime, tutte 100% biodegradabile. Ma cosa mi sono resa conto? Che comunque, ok, per la pelle... Non vedo più niente, c'è le chiappazze della Vicky sulla scaletta. Per la pelle è comoda la saponetta, però per lavare i capelli, quando i bambini si lavano le mani, così sarebbe molto più comodo il sapone liquido. Ma visto che non lo voglio usare, adesso non vi svelo niente perché voglio farci il video con i bambini, sì. Però ho trovato un modo semplicissimo, stupidissimo, per fare comunque anche il sapone liquido. Ma come ve lo in Fight Club, no? Con la lascivia. Con la lascivia, terribile. E basta. Eccoci qua. Questo è per la pulizia personale. Invece per quanto riguarda la pulizia dell'abbigliamento, si lava poco d'estate perché effettivamente ti vesti con poco, no? Ma anche lì abbiamo già detto che laviamo con acqua di mare, i detersivi per i vestiti sono estremamente dannosi e tra le altre cose sono dannosi anche per la pelle, ocio. Ho trovato il modo anche di fare il sapone per i vestiti. Ho trovato il modo di far tutto. Da qua, dove vai? Vi faccio con i bambini e vi faccio il video. Poi, bel video sul sapone. Allora, la pulizia generale della barca, dilla tu. Cosa dobbiamo prendere per la barca? Allora, normalmente facciamo una bella pulizia alla barca con l'idropulitrice e cerchiamo di pulirla completamente. Dopodiché, per non sprecare troppa acqua, cerchiamo di utilizzare quella che è l'acqua piovana. E quando piove molto forte, il che capita spesso, almeno qui nelle zone dove giriamo noi, potrete vedere me fuori con lo spazzolone, ovviamente quando non si aspettano fulmini, perché tocco ferro, anzi acciaio, 316, e i prodotti quando si può devono essere biodegradabili il più possibile, perché come dicevamo prima hai la percezione di quello che cade in mare. Anche quando travasi il gasolio, insomma, bisogna cercare di usare le attrezzature giuste, perché se ti cade anche solo una goccia di WD-40 perché hai pulito il motore, fa una macchia proprio, grossa così, sì, ragazzi. Ma non è tanto per quello, è perché comunque anche il WD-40 è una sostanza neutra, però ti fa paura quando cade queste cose, perché non cioè, no? Lo vedi proprio, lo vedi, cioè sì, è incredibile, vedi, veramente. Effettivamente poi è usato, è neutro e va benissimo, per carità,
Però anche Bisogna quando ti stare cade attenti. due gocce di gasolio, dici, oh, cosa è È per successo? quello che non mi ricordo quando l'avevo detto, però insomma si dice, ok, la barca a vela è uno dei mezzi più ecologici È vero, esistenti, è vero, ok, però vivere in barca a vela non è che fa di te ecocompatibile, nel è senso, vero. Devi anche smettere di dipende. lavarti. C'è Nicola che ha scritto che è 2 settimane che non si lava. Ciao Nico. Io stavo parlando del WD-40 prima, perché il WD-40 io me lo tengo come, anche Sì, come l'odore, ormai deodorante. è l'odore che mi ricorda Fabio, per cui bene. Pensa a te, odoro come il motore. Vabbè. Comunque, insomma, bisogna usare degli accorgimenti per essere ecocompatibili anche in barca, per cui insomma, Sì. non Stavo è vero che automaticamente vivi pensando in alle molte barca. proprietà del WD-40. Sì, il WD-40 è una figata, ci deve essere sempre. Comunque, insomma, poi, vabbè, tutti questi prodotti, ripeto, li devo fare, alcuni li sto già usando, sono buoni, ma vi farò vedere i video. Acquisti. Allora, acquisti E queste vedi che la qui. nostra è al contrario, hai visto che roba? Eccola qua, vai. Ma perché tu non sei Acquisti, logico? acquisti. Vabbè. Allora, acquisti. Dunque, queste sono tutte cose che si possono già fare a casa e comunque io le facevo già. Noi abbiamo. Ecco. Allora, noi abbiamo tutte le borse riciclabili. Quando vado a fare la spesa, porto sempre tutte le borse È riciclabili. vero. Oltre. Carrellino. Oh, esatto, abbiamo il carrellino per portarci in giro la L'arma roba. finale l'arma finale è il carrellino. Quando vedi la signora col carrellino che ti guarda, ok. Noi ne abbiamo 2 di carrellini, chiaramente. Anch'io faccio la vecchia signora. E in borsa io tengo sempre 2 sacchetti di quelli di tela che si possono chiudere, di modo e maniera che se devo comprare qualcosa ce li ho lì, non uso la borsa di Non è anche plastica. bello, c'è su un bel cuore. Ho una storia divertente sul mercato qua a Corfù. Quale? Delle tante che abbiamo. No, vabbè, allora stavo facendo la spesa e praticamente quando vado a fare la spesa al mercato, cosa faccio? Prendo la frutta così com'è, gliela faccio pesare e poi gliela faccio mettere nel Nel sacchetto, no? sacchetto. Questa signora poverina era un Sacchetto di po'. plastica, se non c'è sacchetto di carta. Ah, sì, no, poi questo dopo lo dico. Questa signora, insomma, era un po' sconcertata dal mio comportamento e non capiva. Probabilmente ha capito che non volevo pagare, perché comunque hanno un costo, se non sbaglio, i sacchetti di plastica al mercato, ogni sacchetto te lo fanno pagare, se non sbaglio. Ha detto, ma non ti preoccupare, non te li faccio pagare i sacchetti. Nel senso, non era quello il punto, no? Gli ho detto Era no. preoccupata che non avessi soldi, cioè nel senso che fosse preoccupata della spesa del sacchetto, Come ero invece vestita, era non lo so. preoccupata dell'ambiente, però guardando lì. E allora gliel'ho spiegato, gli ho detto no, cerco di usare meno plastica possibile. È Allora si è vero. tutta illuminata e insomma aveva la motivazione per spostare Dici, tutta vai, sta adesso gli roba. sbatto tutto dentro sto sacchetto qua, la ciappa di rapa. Poverina, ogni volta gli faccio fare un lavoro pazzesco. È vero. Comunque, per la frutta e la verdura, e io penso che sia anche per il frigorifero di casa, ormai dal fruttivendolo hanno tutte quelle buste di cartone. Quando devo dividere le cose, uso solamente quelle perché tra le Yes. altre cose dentro il frigo assorbono l'umidità, stanno molto meglio che in un sacchetto di plastica, per cui è anche insomma un È modo vero, intelligente è per vero, conservare la roba più a lungo, è vero, è vero. E ecco. anche la compera vera e propria, Dillo nel tu, sì. senso, sarebbe il caso di prendere i prodotti di stagione, perché sono proprio di quella stagione, non vengono importati da chissà dove. Poi sappiamo bene che il prodotto importato perde un po' di sapore, No, no? noi abbiamo la tabella con tutti i mesi, Sì, ci sono tutti i cosa c'è mesi quel con tutta mese, la le frutta e zucchine, le la verdura, sì. E melanzane, le fragole, tutto quanto. E per si risparmiano esempio, un sacco di soldi, tra è vero, virgolette, sì. cioè noi. Sì, è vero. Noi prendiamo per esempio anche qui la carne. Non voglio parlare degli allevamenti, non voglio parlare. Ma prendiamo la carne locale quando è possibile, tipo il pollo. Noi mangiamo il pollo e prendiamo il pollo locale.
quando prendiamo le uova, cerchiamo di prendere le uova locali. Si spende un po' di più, perché è vero. Su certe cose dipende. Sì, certo. Sì. Però non c'è paragone con il gusto e con comunque il fatto che stai supportando le persone che è sono buono vicine per l'economia. Per la salute innanzitutto, e comunque allora sì, ad esempio sulle uova non è vero che si risparmia, però sulla frutta e la verdura locale si risparmia un sacco di soldi, si risparmiano, per cui è buono per tutto, insomma, fare degli acquisti consapevoli e soprattutto comprare quello che veramente si consuma. Nel senso che comunque io mi ricordo quando eravamo a casa, tante volte fai la spesa così di fretta. Quando il menù settimanale serve a quello, cioè al posto di, noi sappiamo che vogliamo mangiare la pasta, facciamo 500 grammi di pasta, siamo in quattro, non finiamo di mangiare la pasta, quella che avanza non la butto nel sugo, ma quello che secondo me è di più, la metto, la chiudo, la metto in frigorifero e il giorno dopo facciamo la frittatona, se proprio è. Però normalmente tu sai più o meno quali sono le tue. Certo, se poi c'hai fame, ti apri qualcosa, domani, no? Come dire. Comunque, insomma, per il menù settimanale, comprare solo quello che si consuma, eccetera, eccetera, abbiamo fatto un video che è proprio chiamato Cambusa e cucina a bordo, una cosa del genere. Sì. È sulla pagina Cambusa Facebook. Cambusa e cucina. È sulla pagina Cambusa. Facebook o su YouTube, comunque, sul nostro canale YouTube. È vero. Poi. Aspetta, c'era ancora una cosina. Noi ci abbiamo preso dei vasi e ci piantiamo le nostre cose. Per esempio, Marina è appassionata di mojito e abbiamo preso la menta. Io sono appassionato di pesto, ci siamo presi il basilico. Entrambi siamo appassionati delle fettuccine all'Alfredo e ci siamo presi il prezzemolo. È soddisfacente comunque avere le proprie cosine. I porri e il green onion, mi manca sempre quel termine, il cipollotto, lo spariamo dentro al vasetto con l'acqua. Sì, adesso lo spariamo dentro al vasetto con l'acqua, sì. E ci dura. Vabbè, comunque abbiamo detto tutto su Cambusa e cucina a bordo. È vero. Allora, poi vai. Riciclo rifiuti. Questo è un bel argomento, perché i rifiuti in barca ci sembrano tantissimi, soprattutto noi che siamo in quattro, più i gatti. Sì, comunque nonostante stiamo attenti a tutto quello che compriamo, nonostante stiamo attenti veramente a comprare quello che consumiamo, ma si producono una marea di rifiuti, tantissimi. È vero. E in barca te ne rendi conto, perché te li devi scarrozzare in giro. È vero, quando prendi, tiri giù il tuo bel sacchettino, allora dici, cavolo, guarda che roba, c'ho qui, c'ho questo, c'ho quello. L'umido, cosa facciamo con l'umido? Ce lo mangiamo, perché ci si stufi, il giorno dopo lo ributti in padella, e anche le bucce di patata. Ho visto che si possono anche friggere, hanno detto che sono buonissime. Dobbiamo provare. Ma vediamo, proviamo. Non lo so, dai. Una volta me l'hanno servita un aperitivo, erano buone. Sì. Le proviamo, facciamo sapere. Va comunque, bene. In ogni caso, chiaramente non in balia. Sì, l'umido lo sbattiamo fuori bordo, non esattamente. Ce ne per il motivo che cerchiamo di consumare il giusto. Non in baia dove c'è una marea di gente. Esatto, anche perché li buttiamo direttamente sulle barche degli altri. Lanciamo qui sacchetti così di notte, così non ci vede nessuno. Abbiamo risolto il problema dei rifiuti, sono cavoli degli altri. No? Soprattutto se vengono troppo vicini con la barca. Allora, l'umido va a finire in mare. Sì. E va bene, insomma, è biologico, la natura fa il suo corso. È vero, e va bene. È vero. La plastica anche. Mettiamo in mare la plastica. Non è vero, dai. No, bene, dai. Diciamo la verità. L'alluminio lo cuociamo, lo facciamo liquefare e ci facciamo le punte per le frecce, perché i bambini sono appassionati, si costruiscono gli archi da soli e facciamo le punte delle frecce. Non andiamo a cacciare i fagiani. Non è vero, sì. Dai, racconta le cose come stanno. L'alluminio passa, almeno d'inverno, viene un nostro amico, noi teniamo tutte le lattine che abbiamo in casa, in barca a casa, e gliele diamo a lui e lui le porta a riciclare. C'è un centro di riciclo apposta per l'alluminio. Esatto. Una cosa da dire è che
vabbè, purtroppo nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, e non stiamo parlando solo della Grecia, stiamo parlando anche dell'Italia, buttano tutto insieme. Non c'è la raccolta differenziata, ma comunque, visto che almeno pensiamo personalmente che sia responsabilità di tutti, noi continuiamo comunque a dividerla, e piuttosto si dà il buon esempio, ma si lasciano lì divise. Non deve essere tanto gli altri non lo fanno. No, che devi legiferare su una cosa del genere. È un dovere morale, secondo me, fare la differenziata. Devi fare la differenziata. Anche se poi tutto quello che puoi pensare, ma devi farla. Il vetro nella più grande tradizione marinaresca, quando c'è una bottiglia, prendi, tac, butti via il fondo e la butti in acqua, di maniera che va, dicono che faccia tana per i pesci, però non va bene neanche così. Non ci piace tanto farlo, per cui il vetro comunque lo teniamo da parte. È vero. Plastica, cercando di non romperlo perché è pericoloso. Sì. Ogni tanto capita che si rompe un bicchiere, lo mettiamo in barca, se si rompe salpacola. Fuori sì, è vero. Se si rompe fuori un bicchiere è un attimo, perché con la scopa butti via prendi tutto fuori, metti in due contenitori sotto l'ombrinali e tiri fuori il vetro. Ma se si rompe un bicchiere sotto in dinette è un disastro. È un disastro perché in barca sei sempre o a piedi nudi o in calze dentro. È uno dei miei primi ricordi quando ero piccola, ma lo racconterò. E quindi devi pulire tutto dal vetro. Un amico dei miei genitori in barca si è fatto veramente male con una bottiglia di vetro. Comunque, insomma, andiamo avanti. No, stavo normeggiando il gommone. No. Va bene. Allora, carta e cartone. La plastica. Vai di plastica. La plastica è il tallone d'Achille di tutti, ragazzi. E purtroppo di plastica ce n'è tanta, cioè dappertutto. Cosa facciamo? Cerchiamo comunque di comprare roba che abbia il meno imballaggio possibile. Quello è chiaro, è vero, ma sicuro. E poi la ricicliamo, nel senso la lasciamo da parte e insomma speriamo. Cerchiamo ancora non è contento di questa cosa, perché gli buttiamo tutte la roba, tutti i sacchetti. Sì. Sono nel salpancore, però insomma cerchiamo di abolirla all'acquisto, la plastica. Ma di notte sento il salpancore che grida bastardi. Però insomma purtroppo sappiamo che è un tallone d'Achille, ormai è dappertutto, ma salutiamo un po' tutti quelli che ci stanno salutando. Ciao ragazzi, non vediamo i messaggi scorrere perché non lo so, ci sono problemi di connessione. Yes. Allora, poi carta e cartone, dai, questa è una cosa carina. Carta e cartone. Li ricicliamo in qualche modo, hanno una sì. Seconda vita sempre. Possiamo dire che la carta e il cartone, anche quello, i fogli che stampiamo, le cose che ci servono e che poi non ci servono più, lo lasciamo ai ragazzi e loro sono contenti, perché le scatole dei cereali, le scatole della pasta, tutto quello che si può recuperare diventa bello come cartoncino, diventa simpatico, materiale ludico, diventa materiale insomma, per sì. Fare gli aeroplanini, tutte queste cose qui, e disegnarci sopra, poi fare chiaramente non riusciamo a tenere tutta la carta e la plastica che consumiamo dalla spesa, però perlomeno ha una seconda vita, ecco, dai. È vero. Ho scritto anche il cartone, loro col cartone per esempio, Leilani tiene i cartoni, a lei piace fare la bancarella. Ieri ha fatto la bancarella, mi guardava, a me erano le 6:30 di sera, mi guardava e mi diceva: papà, adesso faccio la bancarella, si è disegnata tutti i quadretti, ha messo le cornici, il vetro, tutto quanto, e poi gli ha messo dietro il prezzo, 10 euro, ha guadagnato 15 euro, quindi... Guardate, ho detto, cosa gli devo insegnare io a questa ragazza, ha più senso degli affari di me. Dai, insomma, è già una businesswoman, dai, ci sta. È vero. Possiamo ringraziare anche Fabio, che è stato il primo acquirente della, di Leilani, ed apprezzare la sua arte, dai. È vero. Allora, insomma, cosa dai. Abbiamo poi? Qua. Possiamo parlare di... gestione dell'energia. Quando i ragazzi vanno a pulire la spiaggia.
Sì, vabbè, questa è un'altra cosa sì. che facciamo senza fare i fanatici compulsivi che stanno 4 ore, però è una piccola cosa che facciamo sempre. Sì, anche perché fa schifo mettere l'asciugamano di fianco alla plastica, a me personalmente fa schifo, quindi abbiamo il sacchettino, tanto vale che se sei lì almeno ti pulisci il tuo pezzo, dopodiché quando hai finito di usare la spiaggia pulisci anche il resto. I ragazzi poi normalmente quando vedono che puliamo il pezzettino, loro prendono il sacchetto e fanno tutta la spiaggia. E quindi finché c'è posto, via plastica. Insomma, quando andiamo su una spiaggetta o qualcosa del genere, ci portiamo sempre un sacchettino e tiriamo su quello che c'è in spiaggia. Sempre, sempre, sempre. Poi, questa è tua. Gestione energia. Come dicevamo prima, la percezione di quello che produci, ma anche di quello che consumi, è immediata in barca, quindi non è che vai a casa, vai a guardare sul contatore, oggi ho consumato, ho fatto, qui ci sono le batterie, quando sono cariche, quando sono scariche, quindi cosa succede? Noi per ovviare ed essere un po' più autonomi abbiamo messo due bei pannelloni solari fotovoltaici e da 200 watt per due batterie da 160 ampere l'una. In questo momento siamo attaccati anche però con la 220 in banchina. Devo essere sincero, abbiamo batterie al gel che costano di più, ma durano anche di più e sono garantite molto di più. Quindi, a parità di quelle delle batterie normali, è meglio comprare delle batterie più costose perché ti durano di più e sono migliori anche in termini qualitativi. Detto questo, la cosa carina è che io da quant'è che non siamo attaccati con le batterie dei servizi alla rete elettrica? Credo 4 mesi, 5 mesi, cioè finché c'è sole che va, loro adesso sono a 14,4, quindi sono sempre piene. E abbiamo anche l'eolico. L'eolico è un po' una scommessa nel Mediterraneo, perché voi sapete bene che quando non c'è vento, non c'è vento, quando c'è vento, ce n'è troppo. Quello si stoppano. Però se siete in navigazione notturna è ottimo per un semplice motivo: non ha bisogno del sole e va col vento. E comunque in navigazione di solito va sempre ed è buono per l'autopilota. Per l'autopilota è eccezionale perché tiene sempre la sua piccola carica. Questa è 400 watt. Poi se volete scrivetemi messaggi che vi dico che cosa fare. No, vabbè, vi dico la mia esperienza. Questa è bella anche per casa comunque. Oh, le luci. Abbiamo sostituito tutte le luci a incandescenza, abbiamo messo tutte le luci LED. Durano di più, costano di più, è vero, però abbiamo cominciato quest'anno a cambiare le luci che avevo sostituito 3 anni fa, quindi hanno fatto 2000 e passa ore e consumano, tipo, da quelle che abbiamo su adesso sono 1,5 watt, le ho pagate 2,50 euro l'una. Direi che fanno una buona luce, anche nelle cabine abbiamo messo tutto e soprattutto abbiamo messo anche le luci di navigazione, che sono quelle che poi tieni accese. Navigazione, luce ponte. Sì, sì, tutto. Anche le luci del ponte sono tutte a LED. Quindi è una buona riduzione dei consumi, soprattutto le batterie vi ringrazieranno. Allora, dai, penso che sia sufficiente. Abbiamo insomma. Rotto le palle a sufficienza. Nel senso che, insomma, dai, concludendo. Senza fare il pizzone, appunto, mi sa che abbiamo fatto il pizzone abbastanza. Va bene, siamo insomma, tutti responsabili. Basta cambiare delle piccole abitudini, non bisogna farlo tutto in una volta, perché sennò sembra di insomma ci si scoraggia, non si riesce a fare niente. Piccolissime cose una volta. Ah, questa è carina, ad esempio, questa nasce i passetti per stupirti un po'. Un piccolo passo. Fantasia, no, un piccolo passo, un grande passo per l'umanità. È vero, non lo so. Vabbè, insomma, questa è carina. Ad esempio, la Leilani, a lei piacciono tanto le cannucce, ma mentre mi giravano così le balle comprare le cannucce e li ho trovati anche qua in Grecia, ho iniziato a comprarli ziti, quella pasta lunga col grande, col buco in mezzo. E vabbè, non hanno un'abitudine disgustosa, non lo so. Se la sgranocchiano dopo aver bevuto. Bevono e poi se la sgranocchiano, però questo vabbè, è dai, un problema loro. Sono simpatici. E nulla, insomma, dai, tutti possiamo fare qualcosina un po' per volta, anche resistere per esempio agli acquisti compulsivi, quello pensarci è, sempre è, mille è basilare. Volte. Anche io quando sono lì su internet che comincio a guardare le cose che mi servono, poi vedo questo, vedo quello,
se riusciamo a gestire meglio i nostri consumi e acquistare quello che è effettivamente, non dico indispensabile, ma che si può avvicinare all'indispensabile, insomma, prima di comprare una roba inutile, pensateci se è veramente inutile, perché se cambiamo noi, cambiamo anche il modo di consumare, sicuramente cambiamo la domanda e quindi cambierà anche l'offerta. Per la legge della domanda e dell'offerta. Se non Beh, c'è domanda sì. di certe cose, cambierà anche Un l'offerta. esempio è in Italia sull'olio di palma. A un certo punto c'è stata la fobia dell'olio di palma e adesso praticamente quasi nessuna azienda usa Sì, l'olio di palma. una cosa che posso consigliarvi è c'è una differenza sostanziale tra l'impatto e l'intento. Cioè, se avete già dei comportamenti ecologici, analizzateli. E cercate di capire se sono veramente comportamenti ecologici o no, perché l'impatto è una cosa, l'intento è un'altra. Per esempio, Spiegamelo anche a me, non ho oh capito. cavolo, possiamo dire che, per esempio, negli anni 80 e 90 venivano utilizzate dei gas nocivi per l'ozono e adesso tutte le bombolette sono stati banditi quel tipo di gas, quindi tutte le bombolette non sono nocive, sono gas free. Quel tipo di gas nocivo. Ma la percezione è ancora quella: non compro la bomboletta perché è nociva per l'ozono. Sì. Quindi l'intento è buono, ma non c'è impatto in questa cosa. Quindi guardate bene quello che è l'impatto. O per dirne un'altra, mangiate sano, mangiate bio, però lo posso dire, mangiate l'avocado. L'avocado costa tanto, fa un sacco di casino e per portarlo consumano l'ira del Signore, quindi Però io un paio di sì, volte al poi ogni mese tanto l'avocado l'avocado ci lo sta, per mangio. carità, No. però Però ecco, questa è la sì, differenza tra bisogna impatto un e po' evitarlo. intento. È vero. Un paio di volte al mese lo posso Va ancora bene, però prendere. l'ho approfittato, l'ho inserita io. Secondo me l'ha detto perché lui lo odia, per cui. No, a me piace l'avocado, però sta. Insomma, dai, nulla. Ragazzi, vi Nulla, basta. salutiamo. Basta, mi sono annoiata da sola con tutte queste pizze ecologiche. È vero. Però, insomma, dai, cerchiamo di Bisogna prendere cambiare la sì. nostra percezione. Per cambiare la nostra percezione bisogna cambiare piano piano e una volta che poi cominciate a fare determinate cose anche voi. Diventano naturali e poi cominci a Sì. notarle tanto, così almeno quando andiamo in giro in spiaggia non troviamo più tutta la plastica sulla spiaggia, È dai. vero, è vero, è vero. Però, ragazzi, mi raccomando, potete ancora andare in bagno. Potete ancora andare in bagno, anzi, fatene tanta, che è sempre piacevole, un momento di riflessione bello quando sei lì, però pensate all'ecologia mentre state evacuando Ragazzi, eh? vi salutiamo, per chi magari la vede dopo, adesso ci leggiamo tutti i commenti, promesso, non andavano, non No, scorrevano, io non adesso so mi bevo una birra perché. ecologica. Poi. E ci leggiamo tutti i commenti, vi rispondiamo, scriveteci cosa fate voi, sia chi vive in barca, sia chi vive a casa, Sia così chi ci gliene frega diamo un po' di niente. consigli a vicenda. Sì, sì, Scemo. sì, sì. Ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo sabato. Ciao! Ciao.